Buonasera amici che ci seguite da casa, siamo ritornati negli studi di Vivere Snella, con me non può mancare chiaramente la direttrice Lorena Marsiglia. Ciao Lorena. Ciao, buonasera. Il nostro ospite di questa sera è il signor Massimo Scalambra. Buonasera anche a Buonasera, lei. buonasera. Dunque, partiamo da lei che ha 63 anni, possiamo dirlo, un Sì, uomo si può tranquillamente, dire, è no. alto 1,75 Sì. e pesava 82,5 kg. Sì. Come è arrivato nei centri Vivere Snella? Ma io ho conosciuto Vivere Snella guardando Telecolor, quindi c'è trasmissioni così, un po' di volte ho seguito e poi mi sono convinto perché devo dire una cosa, sono venuto al centro Vivere Snella sia io e mia moglie a fare questa, diciamo, questo Percorso. percorso, esatto, per cui abbiamo iniziato assieme a luglio. E ci siamo appunto avviati a fare questo percorso e Ecco, come questa si è via. trovato? Mi sono trovato bene, sia io che mia moglie, siamo trovati entrambi molto molto bene e è andato tutto bene. Abbiamo fatto la dieta dei 5 giorni iniziali e subito abbiamo perso 2,5 kg e poi abbiamo iniziato ad introdurre l'alimentazione in base alle disposizioni che ci ha dato la dottoressa, la nutrizionista. E così abbiamo continuato fino a che io adesso sono arrivato praticamente al peso forma. Forma. Ecco, diciamo che Massimo lei non partiva effettivamente da un peso davvero esagerato, erano comunque qualche chilo in più che magari la Sì, infastidivano. Non esattamente. riuscivi a buttarli via da No, solo? no, da solo no. Ecco, voglio dire anche questo, che sia io che mia moglie andavamo anche in palestra. Però non serviva praticamente a nulla, Non si non si perdeva sbloccava. peso, assolutamente no. Ma con noi hai mai patito la fame, hai dovuto pesare le No, no, cose? no, il bello di questa dieta, diciamo così, di questo percorso è appunto proprio quello che non devi pesare nel cibo che devi solo seguire le disposizioni della dottoressa che ti dà e i Non ci sono risultati sono. beveroni, No, no, non ci assolutamente non si sono soffre, non le si soffre. pastigliette magiche che No. tutti decantano come se bastasse, insomma, il pepe, il prezzemolo e No, la no, curcuma a far dimagrire, no, 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 avremmo il mondo magro. si mangia di tutto tranquillamente, basta rispettare le direttive del dietologa e si In realtà vanno sono biologhe biologa nutrizioniste. nutrizionista, sì, E esatto. quindi la differenza tra un dietologo e una biologa nutrizionista è proprio l'approccio, perché il dottor Ramaciotti, forse 20 anni fa più o meno, lavorò per 18 anni all'Istituto Dietologico Italiano e spiegava che era inutile pesare il cibo perché tanto funziona mentre lo fai. È inutile prendere delle anfetamine, è inutile fare cose che vanno a ridurre il cibo, se tanto nell'intestino magari fermenta, che ne so, la cellulosa dell'insalata perché non avete un determinato enzima, o siete andati in bioaccumulo, che ne so, di nickel o di pesticidi, di tutto ciò che purtroppo oggi come oggi il cibo è perennemente riempito. È inutile mangiare poco, bisogna capire che cosa gonfia. A volte abbiamo avuto casi che potevano essere le zucchine lesse o l'aceto o il lievito madre anziché il lievito di birra. Venire dai Vivere Snella vuol dire avere un percorso che davvero oramai è conosciuto in tutta Italia. Tant'è vero che il ragazzo Down, per esempio, un caso eccezionale, è stato portato a Mattino 5 dalla Panicucci, mi arrivava da Bormio, precisamente a Aprica, me l'hanno portato una volta alla settimana, per 25 volte gli abbiamo tolto 21 kg. E questi bambini, ragazzini, anche se ha più di 34 anni, aveva, oramai ne avrà 39, sono dei bambini alla fine, quando vanno nelle loro scuole pasticciano dai taralli alla briochina, ma nonostante tutto è rimasto magro, sono 4 anni che mantiene il peso e soprattutto entrando nel sito, perché da delle foto, da un monitor non si percepisce, la psoriasi ha avuto un miglioramento del 98%, perché una delle nostre biologhe ha fatto una relazione, ha studiato anche in America e spiegava che la psoriasi è un'infiammazione, quindi più grasso ho, più
più io purtroppo ho questa infiammazione che sfocia, così come purtroppo a volte anche i tumori. Perché bisogna essere magri? Perché vuol dire vivere in salute, vivere più a lungo. Questo certo. È importante, da noi si dimagrisce per sempre, quindi è un investimento che rimane, ma senza avere la fobia di pesa questo, pesa quello, che alla certo. Fine allora uno va da un dietologo, non si affida a noi. Ecco. Tra l'altro, Lorena, ormai è risaputo, lo confermano tanti studi, che l'obesità è uno dei primi fattori di rischio di varie patologie, e quindi è soprattutto per mantenersi in salute che è fondamentale riuscire a mantenere una sorta di peso forma. La vostra forza, lo possiamo dire, è diciamo questo studio metabolico dei cibi abbinato a delle tecnologie che voi avete all'avanguardia e che utilizzate praticamente su tutte le persone che poi si avviano in questo percorso. Partiamo dalla più famosa, che sono gli infrarossi, che sono stati, diciamo, tra virgolette, come posso dire, il nostro cavallo di battaglia. Li utilizziamo anche su bambini il bambino più piccolo che è venuto da noi, 9 anni, obeso, che perse 27 kg in 6 mesi. Gli infrarossi, ricordiamolo che li fanno in ospedale sui neonati, quindi ci sono le incubatrici con infrarossi che si usano per tutto il problema dell'osteoporosi, tanto è vero che i dolori vanno via, per la fibromialgia, per la sclerotermia. E adesso nella nostra pagina Facebook c'è uno studio fatto da dei ricercatori americani che addirittura li utilizzano per tentare di curare il tumore, c'è proprio questo studio molto particolare. Poi abbiamo i laser, che è quello che ha fatto sì. Massimo, il drenaggio a freddo, che se adesso ce lo mandano in onda il video, è un trattamento molto molto particolare, fatto con questa alga che arriva dalla Bretagna, un'alga lunga 1 metro, larga circa 30 centimetri, che viene trattata, liofilizzata, viene messo questo gel, dopodiché insacchettando e togliendo l'aria, quindi come se fosse proprio un termoretraibile, la pelle, per una questione osmotica, è come se venisse iniettato questo principio attivo, e pensa che di solito vanno via dai 12 casi eccezionali fino a oltre 20 centimetri in un trattamento. Perché? Perché va immediatamente a drenare. Poi abbiamo l'onda d'urto, ne abbiamo addirittura prese 10, lavorano quasi davvero 9 ore al giorno, perché questa onda d'urto si utilizza sui grassi localizzati, ma anche sulle culotte cheval, sulla cellulite, su quelle manigliette, mi diceva la dottoressa Mandato, che una donna che aveva proprio tutta la pelle avanzata è rimasta contentissima perché gli è ritornata la pelle completamente compatta. Ecco, sono metodologie, Lorena, che sono davvero fondamentali, perché lo sappiamo che quando si perdono i chili purtroppo si perde anche in tonicità. Sì, sì, sì. Quindi questo consente di mantenere il fisico tonico. Sì, sì, sì. Un caso molto bello che è venuto sia a Telecolor che a Tele Lombardia era di un uomo che doveva fare l'intervento gastrico, e ringraziando Dio una settimana prima ha deciso di venire da noi, ha già perso la bellezza di 35 kg con la pelle completamente rientrata. Quando si va a fare un intervento, una deviazione dell'intestino, il palloncino, questi dimagrimenti così aggressivi, poi avranno un dramma a livello di pelle che non ha e uguali. Allora io dico, e tra l'altro io ho avuto anche molti casi che anche col palloncino sono ringrassati, perché dopo un po' comunque riescono a superare o bevono roba liquida. Io dico, se uno ci ha messo una vita purtroppo ad ammalarsi, dateci l'opportunità. Dai Vivere Snella si ha lo studio metabolico dei cibi, si ha dei motivatori che dopo 20 anni in Italia, credo che le testimonianze che abbiamo portato noi, tu sei giornalista, ne hai viste da altre parti? Allora no, io devo dire che sulla poltrona sulla quale è seduto Massimo ho visto passare davvero tante persone, e la cosa che più mi colpisce è che io considero questo un percorso davvero naturale, perché come dicevi tu, Lorena, non si avvale di nessun tipo di beverone o di pastiglia particolare, ma semplicemente una sorta di rieducazione alimentare. Certo, certo. E le biologhe vanno a fare quello che oramai a Roma tutti gli anni viene spiegato come convegno sull'intestino permeabile, cioè studiano
la combinazione di alimenti che per te possono andare bene, quindi dimagrirai in modo naturale. Lui ha perso 8 kg in 3 mesi. Sì. Tieni conto che da noi di solito l'uomo viaggia anche da 6 agli 8 kg al mese, ovvio, lui non era un obeso e quindi è andato proprio a togliere un grasso localizzato che si fa molta più fatica, ma mediamente con gli infrarossi si brucia in mezz'ora 6 volte di più e quindi brucia oggi, brucia domani, brucia dopodomani, anche persone ipotiroidee, anche persone con la sindrome metabolica, anche persone depresse o bulimiche, riusciamo a tirarli fuori proprio con il fatto che vedono che anche se hanno un attacco comunque l'infrarosso riesce a mantenerli, si sgonfiano soprattutto. Pensate che una taglia da noi va via in 20 giorni e poi lasciamo dire certo, a lui se è contento. Massimo, lei pensa che diciamo così questa dieta, chiamiamola così, o comunque questo percorso, sì. Lei lo proseguirà a oltranza? Sì, noi stiamo ancora diciamo facendo questo percorso e quindi adesso abbiamo ancora un po' di il mantenimento, oramai sì. Arriveranno a fare un trattamento al mese, ma giusto per stabilizzare il peso. Sì. Però parlo della rieducazione alimentare. Ah, quello sì, quello è fondamentale perché dovremo mantenere questo modo di mangiare che abbiamo acquisito, che abbiamo imparato a mangiare in maniera corretta. Ma ti dai ogni tanto gli sgarri, mi dicevi. Sì, allora... Sì, che poi la cosa fondamentale è anche questa, Lorena, il fatto che una volta che si è avviato il percorso, che è consolidato, esatto, ci si può permettere, chiaramente, ed è giusto che sia così, sì, delle cene un po' extra tra amici, sì, magari fuori in compagnia, si sa che un bicchiere di più di vino piuttosto che insomma un'alimentazione più abbondante, ma ci sta, è normale. Ma anche perché... Poi sanno che, soprattutto adesso che arrivano le feste o tutto, sono appena passate, che è fondamentale, magari quando ho fatto la mangiatona, il matrimonio o che ne so io, che hanno con la 5 giorni l'opportunità di compensare. Quindi noi diamo un metodo di dimagrimento mangiando, ovvio che cerchiamo di accelerargli il metabolismo, ma poi mi rimangono magri proprio perché gli abbiamo dato i mezzi. Questo lo posso dire. Soprattutto perché non gli abbiamo mai fatto pesare il cibo, quindi non abbiamo lavorato sul rallentamento del metabolismo. Allora, siamo grassi nel cervello, Lorena, è una tua pubblicazione, sì, che sta avendo davvero un grande successo. Sì, che tra l'altro venendo nei centri attualmente viene omaggiata proprio per far conoscere la storia di Luca Cuscito, il ragazzo invalido al 100% che con noi ha strappato il suo tesserino, per far conoscere alcune cose dello studio metabolico perché ne siamo gelosissimi, con delle ricette light anche per ogni tanto insomma goderci il piacere della vita, e in questo periodo insomma ci sono fortissimi sconti proprio perché compiendo 20 anni si potrebbero avere fino a 20 sedute in omaggio, quindi che cosa diresti tu, lo consiglieresti? Io lo consiglierei assolutamente, perché vi affidate a persone serie, persone competenti, e il risultato è garantito. Poi anche nel caso della coppia, Lorena, è fantastico, è bello, perché sì, fa una strada insieme. Esatto, si sono coccolati, esatto, si sono fatti un bel sì, regalo, insomma uno lavora una vita, voler fare anche, assieme, anche per così poi vivere in salute, vivere bene, cioè li buttiamo a volte davvero in una vacanza, ma la salute, credetemi, è la cosa più importante del mondo, quindi lì non bisogna mai metterla da parte. Venite ragazzi, perché davvero è un nome che parla da solo, insomma ha 20 anni e su YouTube ci saranno più di 500 interviste. Grazie Lorena come sempre, e grazie al nostro ospite di questa sera, il signor Massimo, ci vediamo grazie alla prossima a voi. Buona puntata. Serata.